Amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati. Allora, dunque, faccio questo video per promuovere una nuova iniziativa. Sapete che il Tino è sempre in movimento, perché a me mi stare fermo mi diventa veramente difficile, mi prende un groppo alla gola, mi prende un pugno nello stomaco, come dicevo con la canzone, per cui io devo sempre fare qualcosa, devo essere attivo, soprattutto con la testa, perché altrimenti l'Alzheimer galoppa. E quindi ho pensato ad una cosa nuova. Ci ho pensato poi fino a un certo punto, perché le sollecitazioni ci sono state. Vi spiego subito. Allora, insieme a Andrea Palma di corsodimusica.com, poi vi farò passare il link, così andrete nel suo bellissimo sito e gli darete un'occhiata. Lui mi ha incontrato un giorno che io ero lì alla stazione centrale che suonavo, e mi è venuto: che bravo che sei qui, lei si andava via più, perché poi un romano mi diceva: assomiglia a Carlo Verdone, mi fa un ridere, che mi sembra, mi dice, o fa uno strano, no? E allora ho cominciato, è un po' logorroico perché non mi mola più, no? Però è veramente una persona di un'intelligenza e di una puntualità non indifferenti. Perché non facciamo questo mattino? Perché tu che? Perché non suoni senza spartito? E gli ho detto: perché io sono abituato così, no? Ma lo spartito è importante, non mi rompere, no, io non suono senza, non mi rompere. Ma no, ma guarda che sono sicuro che... Insomma, ha insistito così tanto questa persona. E devo dire che, unitamente a lui, qualcuno di voi, in privato, mi ha detto un po' la stessa cosa. Ora, siccome sono una persona un po', magari anche cocciuta, ma fino a un certo punto, diciamo che posso convenire, ma l'ho detto anche in più di un'occasione, che il discorso relativo allo spartito musicale è una condizione dalla quale un buon musicista, oltre che pianista, prima o poi si deve liberare. Ma ho anche detto in più di un'occasione che uno spartito può servire per chi comincia, o magari, come è successo a me, per certe serate messe su all'ultimo momento, avere una traccia che ti dia le grandi linee di quello che devi eseguire è importante, non lo posso negare. E allora, unitamente all'insistenza dell'Andrea e unitamente a qualche richiesta che mi avete fatto voi privatamente sul canale eccetera, ho deciso di, insieme a lui, di confezionare questo prodotto che abbiamo chiamato lo Spar Tutorial. Che cos'è? Adesso poi vi faccio seguire un brevissimo video in cui potete rendervi conto. In buona sostanza sarà un pacchetto, visto che mi chiamo Tino, un pacchettino che consterà di un mio video tutorial relativo ad un brano che di volta in volta cambierà e che scegliamo assieme io e l'Andrea. Un video tutorial da me eseguito, una analisi armonica fatta dal bravo e capace Andrea, e nonché uno spartito di quello che ho eseguito io, quindi del mio arrangiamento, che bene o male cerca sempre di rifarsi all'originale, però io non vado mai a suonare cose troppo distanti da quello che sono le armonie e il pianismo originale di un brano, anzi cerco sempre di farlo in maniera più semplice possibile. E quindi ci sarà anche questo spartito, magari metteremo anche il link di dove ascoltare il brano originale, ma questo è un dettaglio, anche perché credo che tutti sappiate come navigare su YouTube e andarvi a trovare, a rubacchiare tutte le, i brani che volete ascoltare, come faccio del resto io, come fanno tutti. Allora,
Adesso quello che vi presentiamo è veramente il primo. E essendo così, vuole essere una prova per vedere anche la risposta che avremo da parte vostra. E abbiamo scelto una canzone che più canzone di così non ce n'è perché insomma, è stata anche definita la canzone del secolo. Quindi. Oltretutto, anche l'Andrea è un appassionato di Claudio Baglioni, ma insomma chi ama l'armonia difficilmente non lo può essere. E dunque abbiamo scelto questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Un brano che già è presente nei video della mia tutoteca e che proprio per questo ho voluto prendere, dare a lui e vedere che cosa ne tirava fuori. Ha tirato fuori una cosa straordinaria, devo dire, questo uomo. E quindi, unitamente, ripeto, al mio video avete modo di vedere fisicamente, o meglio, sullo spartito, sul pentagramma, e anche letterariamente, che cosa significa il brano a livello proprio di struttura armonica. Perché è qua? Perché andrà là? Perché arriva di qua? Che cosa succede in questo punto? Una cosa interessantissima. E poi, appunto, avrete lo spartito. Che cosa altro devo dire? Beh, devo dire che, e questa sarà un'eccezione perché veramente vogliamo promuoverlo a tutti i costi questo prodotto perché ci sembra che possa essere vincente. Il prezzo, lo dico proprio anche pubblicamente, costerà esattamente come un mio video tutorial, cioè 5 euro in questo momento, ne abbiamo uno solo da proporre. Quando poi ne avremo tanti, se la cosa funzionerà, faremo dei pacchetti come faccio io, per cui vedremo di farlo costare anche qualcosa meno. Non molto meno, voi capite che il lavoro qui è doppio, quindi non è che potrà raggiungere le cifre così, però vi posso garantire che il contenuto è innanzitutto di alto livello e poi veramente completo, cioè voglio dire, uno che vuole saper suonare e conoscere anche il perché e il per come di un certo brano, bene, con i nostri Spark Tutorial dovrebbe veramente soddisfare appieno le sue aspettative. Bene, siccome il Natale è alle porte, e infatti mi sono messo, vedete, vicino a una porta, battutona della Madonna, ma questa mi è venuta, il Natale alle porte, vi facciamo questo regalo, che spero possiate gradire. Adesso quindi faccio seguire un brevissimo esempio del video di questo piccolo grande amore con uno spaccato del trattato armonico del Andrea Palma di corsodimusica.com e anche dello spartito, così vi fate un po' un'idea di che cosa andreste a prendere. Bene, direi che con l'occasione io vi saluto qua, poi il video sfumerà, non lo so cosa farò adesso, dopo di qua mi metto a editare sul PC il video e la conclusione di questo nostro incontro breve. Bene, con l'occasione non vi faccio gli auguri di Natale, per senz'altro farò qualche altro video in cui ve li farò, ma vi arrivi il mio ciao, il mio abbraccio e come sempre a presto con il Tino Carugate. Per arrivare poi su un sol che può essere anche un sol con la nona aggiunta, ma non necessariamente. Ancora do con la terza al basso e ancora fa. Voglio un piccolo grande amore. Su questo amore.